Oggi so che sono stato chiamato direttamente in causa in merito alla vicenda che è a tutti nota. Relativamente a quanto abbiamo letto tutti essere avvenuto in alcune carceri, in particolar modo siciliane, e che ha visto protagoniste un assistente parlamentare di una deputata della Repubblica. A me interessa francamente ben poco a quale formazione politica appartenga la deputata, e certamente un difetto di prudenza quello che ha consentito all'assistente parlamentare in questione di veicolare al di fuori di questi istituti di pena dei pizzini che sembrerebbe fossero diretti a uomini dell'organizzazione di Matteo Messina Denaro. Detto questo, questa mattina alle 8.30 c'è stato un ufficio di presidenza a cui ha partecipato anche il capogruppo della Lega, che non ha sollevato in alcun modo problema per manifestare la necessità di occuparci immediatamente del problema Nicosia Occhio Nero. Però io voglio andare oltre, perché se dobbiamo far polemica strumentale possiamo anche farla, ricordando che anche altre forze politiche, non soltanto quelle direttamente coinvolte per l'appartenenza della deputata Occhio Nero, hanno gravi problemi di infiltrazione al loro interno. Proprio oggi c'è stata una richiesta da parte di un componente dell'ufficio di presidenza di interessarsi delle cose di Latina, e a Latina è stato anche, a seguito di sentenza, comprovato un voto di scambio, se non ricordo male, e voto di scambio politico mafioso 416 ter è un reato, dalle mie parti, abbastanza grave. Però io credo che sia certamente sotto gli occhi di tutti la necessità di affrontare le questioni in maniera seria. C'è un problema, ed è un problema gravissimo, si chiama ergastolo ostativo. Questo problema, e proprio ieri ne parlavo con il senator Romeo, questo problema vorremmo fosse portato all'attenzione degli italiani tutti, perché non ne ho parlato soltanto con il senator Romeo, da parte della maggior parte possibile di forze parlamentari, perché l'azione di contrasto alle mafie, senatrice Faggi, non può essere, purtroppo, se vuole per fortuna, appannaggio di una sola forza politica, purché la si voglia combattere, perché a parole tutti sono buoni ad enunciare problemi, però poi nei fatti bisogna avviare soluzioni. E la proposta che è stata avanzata, così la ufficializzo in aula, è quella di ottenere il più ampio consenso possibile su una proposta che venga a normare, per come previsto dalla sentenza della Consulta ultima, un vuoto legislativo che ci veda tutti impegnati a coniugare il diritto della persona, ancorché mafiosa, ancorché ristretta al 41 bis e magari condannata all'ergastolo ostativo, con il sacrosanto dovere e diritto da parte del legislatore di tutelare le comunità, perché un mafioso che non sia effettivamente ravveduto e che fuoriesca rispetto all'ergastolo che gli è stato precedentemente comminato rappresenta una seria minaccia per la società. Però qua vorrei anche richiamare tutti i colleghi, tutti, nessuno escluso, ad un altro problema. La Commissione antimafia è uno strumento formidabile con cui, se si vuole, si può produrre quell'azione di contrasto che da tutti è attesa nei confronti dei sodalizi mafiosi. Benissimo, pochi giorni fa, esattamente il 30 di ottobre, la Commissione ha audito il ministro Lamorgese, il ministro degli interni, che ha chiaramente, con una relazione ricca di dati e considerata pesante in termini di contenuti,
che ha illustrato alla Commissione stessa le indicazioni che il Ministero sta seguendo per condurre la guerra casa per casa alle mafie. Ricordo a tutti che quella stessa forza politica che oggi si è lamentata per la vicenda Occhio Nero Nicosia aveva espresso un ex ministro degli interni che, pur sollecitato mesi e mesi, in commissione antimafia non si è mai fatto vedere. Presidente Morra, la inviterei a concludere, per cortesia. Concludo ricordando che ci sono doveri istituzionali e che un ministro della Repubblica ha il dovere di riferirsi al Parlamento.